Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni lunedì alle 14 siamo tornati su PES 2016. Ok ragazzi, oggi siamo giunti nei quarti di finale della Coppa America. E non come vi avevo detto nello scorso video, che non si partiva dai quarti ma dagli ottavi. E oggi abbiamo Colombia contro Cile. Allora, l'attacco è 83 il nostro e 84 quello del Cile, quindi hanno un punto in più di overall. Poi 83 il centrocampo e 83 anche quello del Cile, quindi uguale. E la difesa 76 la nostra e 77 quella del Cile, quindi il Cile anche qui ha solo un punto di overall. Sotto vedete la classifica dei gol con Falcao, Radamel Falcao a 2, Monpin del Messico a 2 e poi Sergio Aguero dell'Argentina a 2. Ok ragazzi, andiamo a vedere le formazioni. Ok ragazzi, eccoci giunti nelle formazioni. Io lascio la stessa formazione che ha vinto, che ha battuto l'Uruguay, quindi Bacca, Falcao, Rodriguez, Guarín, Sanchez, Cuadrado, Armiero, Murillo, Zapata, Zuniga e Ospina in porta. Il Cile risponde con Pinilla e Alexis Sanchez in avanti, González, Aranguiz, Arturo Vidal, Diaz e Isla, ex Juventus a centrocampo, e in difesa Royas, Gary Medel, González e in porta Bravo, quindi un 3-5-2. Ok ragazzi, andiamo nel match. Eccoci qui giunti ragazzi, Colombia-Cile che sta per avere inizio. James Rodriguez, grande finta subito, James Rodriguez, ancora pallone dentro, pallone ancora, bellissimo per James Rodriguez, il tiro, la parata, subito bellissima azione, James Rodriguez, proviamo il tiro, la parata. Cross ancora dentro, il colpo di testa fuori di Cuadrado. Azione qua. 2 dal Cile, tiro che arriva in oco dalle parti di Ospina. Carlos Bacca ha visto lo scatto di James Rodriguez che avanza. Rodriguez al tiro, la deviazione, poi Carlo Bravo. È stato depotenziato il tiro di James. Sanchez prova il cross, la liscia Falcao, prova il tiro fuori di Cuadrado. Sono il Cile che prova il tiro fuori. Ok ragazzi, finisce il primo tempo, un bel primo tempo, abbiamo giocato bene, il Cile si sta difendendo e cerca le ripartenze, vediamo come andrà il secondo tempo. Attenzione al Cile, prova subito a imbastire un'azione d'attacco, il Cile al tiro fuori, subito, Alexis Sanchez pericolosissimo, attenzione qua. Ma finta, poi il tiro, Ospina, attenzione qua, James Rodriguez ha recuperato palla, molto bene James allora. La crossa dentro, il colpo di testa sbagliato però. Allora attenzione ancora dentro, proviamo a metterla dentro, non c'è nessuno. Sono qua. Il Cile, è solo il Cile, il tiro, il gol. Cile in vantaggio ragazzi, incredibile. Sanchez sul contropiede. Rivediamo il tutto. Sanchez ha effettuato un Cile molto molto concreto. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede. Guardate qui, Sanchez totalmente solo. 1-0, ora dobbiamo rimontare. Forse ragazzi, abbiamo solo un quarto d'ora per provare un pareggio. Subito Falcao ancora in aria. Falcao il tiro, il pareggio subito, immediato. Immediato il pareggio. Radamel Falcao. Eccolo qui il pareggio ragazzi, azione dopo, 1-1. Rivediamo. Botta e risposta di Cile e Colombia. Guardate qua, Falcao se n'è andato dritto per dritto. Ha resistito a una carica, guardate, ha sbracciato, grande tiro e pareggio, 1-1. Riceve un pallone interessante, chance per tirare. Tiro, parata, miracolo di Ospina. Il Cile riparte in avanti, attenzione ancora, Cile pericolosissimo, pallone messo da fuori. Non si fanno vedere gli attaccanti, allora ci pensa Carbonero, il tiro fuori. Sanchez, può andarsene. Sanchez, pallone dentro, Bacca anticipato. Attenzione al Cile che sta ripartendo, il Cile. No, oh, fuori, per fortuna ragazzi, già pensavo ci fosse stato il 2-1. Anticipato Falcao. E ragazzi, finisce il tempo regolamentare, andremo ai supplementari. Inizia il primo tempo supplementare ragazzi. Partita equilibratissima come immaginavo, molto molto ostica. Attenzione qua, Carbonero che velocissimo se ne va. Carbonero ancora, sempre lui Carbonero. Carbonero allora, Carbonero può calciare il tiro, il palo e poi c'è il gol. Andiamo in vantaggio con Radamel Falcao, ancora lui. 2-1. Appena iniziato il primo tempo supplementare. Rivediamo il tutto, ma Carbonero che è fresco, è entrato al posto di James Rodriguez. Si è fatto tutto il campo, guardate qui.
guardate il grande tiro, guardate il tiro. Palo, ma guardate Radamel Falcao, il solito falco d'area di rigore. 2-1 per noi. Guarda, attenzione ora, il Cile proverà sicuramente una reazione grande qua. Falcao dentro per Carlos Bacca, anticipato da Claudio Bravo di un soffio. Ora qui il pallone nostro. Allora andiamocene dentro con Victor Ibarbo, anche lui fresco. Ibarbo può provare il tiro, ballato per ancora, c'è il gol! C'è il gol! Esultanza completa, il carbonero 2, concetto 3-1. Abbiamo in pochi minuti messo la partita a nostro favore. Guardate qui, Ibarbo, tiro, rimpallato, guardate carbonero, spunta da dietro, gol 3-1 per la Colombia. Però qui Freddy Guarin, il Cile sembra aver mollato. Ibarbo ancora Ibarbo, si va a imbottigliare Ibarbo, si gira Ibarbo, tiro di Ibarbo fuori. Attenzione al Cile che potrebbe provare subito una reazione, e infatti attenzione al Cile, bravo Spina, va il pallone ancora dentro, cross dentro, ancora il colpo di testa, il gol! C'è ancora il gol ed è sempre lui, Radamel Falcao, ragazzi. Tripletta, si porterà il pallone a casa. Rivediamo il tutto. Guardate qui, dovrebbe essere Guarin se non ero carbonero. Cross perfetto, guardate Falcao di anticipo in controtempo. 4-1 per noi. È finito il primo tempo supplementare. Attenzione al Cile, reazione del Cile, pallonetto, traversa Sanchez vicino alla doppietta. Pallone dentro, ancora verso Zuniga, che prova ancora uno scatto nonostante sia ormai stanchissimo. Zuniga, pallone messo dentro. Proviamo un tiro al volo. È bruttissimo, ragazzi. Il quinto anello, ringrazio. Ibarbo. Cross dentro, manca il pallone, non ho visto chi, mi sa carbonero. Finisce il secondo tempo supplementare nel quale non è successo praticamente nulla tranne questo colpo di testa finale. Comunque abbiamo vinto e quindi andiamo in semifinale. Ok ragazzi, eccoci nel tabellone del torneo. Dall'altra parte del tabellone c'è stato il quarto di finale tra Stati Uniti ed Ecuador. L'Ecuador ha vinto 3-1 e quindi è andata in semifinale. Poi c'è stato Messico contro Argentina, l'Argentina ha vinto 3-1 e quindi è l'altra semifinalista, quindi la prima semifinale è stata tra Ecuador e Argentina. Noi abbiamo battuto ovviamente il Cile e quindi siamo andati in semifinale, e la nostra avversaria sarà il Paraguay, che ha battuto, se non sbaglio, l'Honduras, no, la Bolivia. Quindi avremo la semifinale che sarà Ecuador-Argentina e Colombia Paraguay. Ok ragazzi, come sempre quindi vi invito a lasciare un like per sostenere questa serie. Mi raccomando, commentate se volete dirmi qualsiasi cosa, se vi piace la formazione, se vi piace come la faccio giocare, qualsiasi cosa volete dirmi. Sapete bene che i commenti sono sempre ben accetti e mi fanno sempre un gran piacere. Se non vi siete iscritti al canale, come sempre vi invito a iscrivervi. Mi raccomando, se volete condividete questo video per aiutarmi a farmi conoscere, consigliate il mio canale anche ai vostri amici. Qui sotto, come sempre ragazzi, trovate tutti i miei social network, quindi passate a iscrivervi anche dalle mie pagine. Noi ci vediamo lunedì prossimo alle 14 con la semifinale contro il Paraguay. Qui da Angelo 83 è tutto e ciao gamers!